Esprimere il latte manualmente. In questo video imparerete a realizzare un'espressione manuale del latte. L'idea è quella di riprodurre con le dita gli stessi movimenti della bocca del bambino se fosse al seno. Come promemoria, i dotti lattiferi dove si trova il latte si trovano sotto l'areola. Solo se vengono compressi dalla suzione del bambino, il seno emette il latte. Per farlo da sole, posizionate un contenitore pulito sotto il seno. Posizionate il pollice e l'indice a pochi centimetri dal capezzolo. Premete delicatamente verso l'interno del seno e contro la gabbia toracica, allargando leggermente le dita. Portate il pollice e l'indice in avanti, unendoli. Attenzione, non pizzicate il capezzolo per non indebolirlo. Dopo alcuni movimenti appariranno alcune gocce di latte. Una volta avviata la produzione, il latte uscirà più abbondantemente. Quando il flusso di latte si interrompe, muovete le dita intorno all'areola e ripetete il movimento avanti e indietro. Una volta svuotato il seno, passate all'altro. L'espressione manuale non deve mai essere dolorosa. Nei primi 3-4 giorni dopo il parto, il primo latte prodotto sarà denso e di colore giallo. È il colostro. La sua quantità è molto ridotta, quindi è normale incontrare difficoltà nell'estrarla manualmente. Tuttavia, poche gocce di colostro sono più che sufficienti per nutrire il bambino.